Excellence parla di lusso, ma non lusso inteso come sfarzo. Oggigiorno anche il tempo è un lusso e ci sono tante cose belle che migliorano la qualità della nostra vita. Allora, noi oggi partiamo dalla definizione di eccellenza per tutti i nostri ospiti. Nel suo caso, che cos'è l'eccellenza? L'eccellenza è la qualità e la particolarità di ciò che abbiamo. L'eccellenza non è semplicemente un marchio, l'eccellenza è una raffinata sintesi di una varietà di temi, ossia del gusto, della particolarità, della qualità e dell'esclusività. E nel mio caso di gioielli, ciò che può al meglio rappresentare al mondo anche questa cosa è una rivista come questa, come Excellence. Hai capito però? Questa è una di quelle definizioni che mi sono più piaciute, complimenti. Allora, quando parliamo di una pietra, che cosa intendiamo per una pietra quando è eccellenze? Che cosa dobbiamo vedere? Come la valutiamo? Come la giudichiamo? Beh, innanzitutto una pietra per essere eccellente dipende da tanti fattori, la qualità, il taglio e il pregio, ma in questo caso, nel caso dei gioielli, dipende soprattutto dal modo in cui è montata. Dal gioiello del quale fa simbolo. Bella questa definizione. E adesso veniamo agli auguri personali di chi fa gioielli, di chi li cura nell'arte, nel design, nella scelta delle pietre, a tutti gli amici del web, i suoi auguri personali. Vi auguro di guardare sempre le cose con la vostra individualità, senza farvi condizionare da quello che magari oggi grandi marchi impongono, e mantenere sempre appunto la particolarità e la bellezza del gusto italiano.